Olimpiadi, sì del Consiglio alla candidatura per il 2040, approvata la mozione per sostenere la candidatura della Toscana ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici. I 10 giorni della Val d'Arbia al Via Buonconvento, la 56esima edizione della Sagra con appuntamenti culturali, spettacoli ed enogastronomia. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la mozione per sostenere la candidatura della Toscana al Turno Europeo 2040 dei Giochi Olimpici e Paralimpici, presentata dal gruppo di Italia Viva. L'atto ha ottenuto i voti favorevoli di tutti i gruppi, meno il Movimento 5 Stelle, che ha votato contro. La mozione impegna la Giunta regionale a mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e di tutte le province toscane al Turno Europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi, con un programma in grado di valorizzare la Toscana diffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della nostra regione. Penso che sia qualcosa di unico in cui le forze politiche, come è avvenuto anche in aula largamente, non devono dividersi. Portare un grande evento come questo in Italia, in Toscana, vuol dire far crescere un territorio, non soltanto nella capacità di incentivare le ragazze e i ragazzi allo sport, alla pratica sportiva, ma anche nella capacità di saper creare occasioni di crescita culturale, turistica per un territorio. Guardate quanto è quello che ha significato per tante città, Barcellona, Atene, Parigi, cambia anche l'impostazione delle nostre città. Bello sarebbe se questa Olimpiade potesse essere diffusa su tutto il territorio e potesse prevedere le iniziative, come è avvenuto a Parigi, nei grandi centri, monumenti delle nostre città. Penso alla Torre Piazza dei Miracoli a Pisa, penso a Santa Croce a Firenze, penso in Piazza del Campo a Siena, ma ne posso dire tante e tante altre. Immaginate che spettacolo in tutto il mondo portare il nome della Toscana e farla conoscere ancora di più? La Toscana si candida ad ospitare le Olimpiadi del 2040, il Consiglio regionale con una larga intesa, e ringrazio, ha votato a favore alla mia mozione che chiede che la Toscana possa candidarsi ad ospitare le Olimpiadi del 2040. Mi fa piacere il largo consenso delle forze politiche e un'ambizione, quella di portare Firenze al centro di questa grande sfida insieme a tutte le comunità, alle municipalità, a quella Toscana diffusa che sarebbe in grado di ospitare una edizione straordinaria, bellissima delle Olimpiadi. All'Europa compete la candidatura del 2040, la Toscana si deve fare trovare pronta, questo è il primo atto ufficiale che dice sì alla candidatura e a me fa piacere che il sottoscritto abbia portato questa discussione in Consiglio regionale, l'abbiamo portata insieme anche alla volontà del Presidente Gianni, del senatore Renzi, e insieme vogliamo allargare il consenso oggi delle forze politiche, domani sociali, economiche e delle città, per fare della Toscana veramente quella Toscana diffusa in grado di ospitare un'edizione che potrebbe essere straordinaria. Le nostre piazze, il nostro mare, i nostri strade, le nostre città, le infrastrutture potrebbero trovare grandi finanziamenti. Il sogno che sembrava veramente un'illusione oggi fa un passo in avanti, a noi il compito e il dovere di proseguire per realizzarlo. Ma io sono stata l'unica oggi che ha votato contrario a questa mozione, considerata anche da alcuni consiglieri del Partito Democratico molto utopistica, in quanto la Regione Toscana, che noi consiglieri dovremmo conoscere molto bene, ha un territorio e delle strutture che non sono assolutamente consone all'organizzazione di eventi grandi e capaci di raccogliere un grande quantitativo di persone come sono le Olimpiadi, tant'è che insomma mancano le infrastrutture, mancano gli stadi, ma le stesse nostre città di carattere prettamente medievale non hanno neanche gli spazi per poter accogliere queste infrastrutture, per cui mi domando come questo potrebbe essere fatto e soprattutto alla luce della nostra ormai storica ferma posizione contro l'eccessivo consumo di suolo, l'ulteriore consumo di suolo, io ho votato contrario.
Bisogna provarci. Intanto il concetto di Olimpiade diffuso ormai è un concetto consolidato. Tenete presente che le prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina si svolgeranno tra la Lombardia e il Veneto. Le Olimpiadi di Pechino si sono svolte in un'area geografica, in un perimetro territoriale grosso quasi quanto la Toscana. E quindi noi possiamo lanciare le Olimpiadi in Toscana proprio avendo ormai acquisito questo concetto di giochi olimpici diffusi. Non c'è più il concetto delle Olimpiadi di Roma, tanto per capirsi e per fare un esempio. E la Toscana potrebbe mettere a disposizione del mondo le proprie piazze. Pensate a delle manifestazioni, ai giochi olimpici nella piazza Santa Croce a Firenze, in piazza dei Miracoli a Pisa, in piazza del Campo a Siena, nelle meravigliose piazze delle città toscana. Pensate a tutte le attività equestri dentro il parco di San Rossore. Pensiamo alla possibilità di fare tutti i giochi che vengono fatti in mare a Piombino, davanti a Livorno, insomma nella nostra strepitosa e meravigliosa costa sull'isola d'Elba, utilizzando le nostre colline proprio come contesto, come palcoscenico all'interno dei quali, del quale poter fare questi giochi olimpici. Io penso, sono di parte, però penso che sia abbastanza oggettivo quello che dico, che se la Toscana riuscisse a organizzare i prossimi giochi olimpici del 2040 sarebbero le Olimpiadi più belle della storia dell'umanità. Quindi su questa proposta fatta da Italia Viva, Fratelli d'Italia c'è, noi faremo la nostra parte anche con il governo nazionale, perché le Olimpiadi sarebbero anche un'occasione straordinaria, strepitosa, per una ricostruzione infrastrutturale che a questa regione manca da troppo tempo. Quindi viva la Toscana, viva le Olimpiadi, viva le Paralimpiadi, viva tutte quelle ragazze, quei ragazzi, quei giovani che ancora oggi credono nello sport, e noi su questo proveremo a fare una grande battaglia tutti insieme. Credo che le Olimpiadi siano una grandissima occasione, come tutti i grandi eventi sportivi, sia per lo sviluppo infrastrutturale, per lo sviluppo ovviamente dell'impiantistica sportiva, e io dico anche di crescita della cultura sportiva di un paese. Io francamente, tra tutti gli esempi di Olimpiadi moderne, dell'era moderna come si dice, a cui sono più legato e che a mio modo di vedere sono un modello per il lascito che hanno dato alla città che l'ho ospitato, è Barcellona 92. Una città che era girata di spalle al mare e che dopo le Olimpiadi ha riscoperto il rapporto col mare attraverso la riqualificazione di quartieri, la creazione di infrastrutture. Credo che sia un'occasione se gestite bene. È ovvio che la strada è lunga, è difficile, che abbiamo una carta olimpica che parla appunto di città ospitante, che le città che hanno visto i cinque cerchi, basta vedere le ultime, insomma si parla di megalopoli, Parigi, Tokyo, Rio de Janeiro, Londra, Pechino, insomma bisogna risalire ad Atene per avere una città a dimensione, per quanto sia sempre una capitale, diciamo sotto i 10 milioni di abitanti. Detto questo, credo che sia sbagliato per la politica rinunciare alla costruzione della candidatura olimpica, rinunciare al perseguimento del sogno olimpico. Viene sempre citata la rinuncia a Roma 2024, non viene mai ricordata che le rinunce in realtà furono due, furono consecutive. La prima, quella del 2024, che in realtà è la seconda, per volontà del Comune di Roma. Mentre la prima, allora fu il governo, quella di Roma 2020, che fu declinata quando in realtà pareva ci fossero buone possibilità di arrivare in porto. Ecco, io credo che le avventure delle candidature olimpiche vadano perseguite con determinazione, con gioco di squadra e con un coinvolgimento dei territori sempre maggiore all'insegna della sostenibilità. Leggevo per esempio che Parigi sono state tra le Olimpiadi più sostenibili anche da un punto di vista economico, per quanto evidentemente l'esborso sia stato assolutamente rilevante, così però anche come l'indotto e il ritorno. Allora, ovviamente per quanto mi riguarda lo vedo come un sogno
è una cosa meravigliosa poter avere nelle nostre bellissime zone l'Olimpiade. Nel 2040 devo decidere io oggi che nel 2040 avrò oltre 80 anni, quindi sicuramente le guarderò dalla televisione, anche se fossero, come potrebbe essere nella mia bella Maremma, le parti, diciamo, di canottaggio o di surf. Comunque, a parte la battuta, è un'illusione che abbiamo in qualche modo accarezzato un po' tutti, perché sarebbe una bella cosa, e credo che tutto sommato dobbiamo dare le armi all'attuale governo regionale per poter battersi perché possa verificarsi. Prende il via oggi e proseguirà fino a domenica 29 settembre a Buon Convento la 56esima edizione della Sagra della Val d'Arbia. Per 10 giorni il Borgo Medioevale, che fa parte dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, proporrà appuntamenti culturali, spettacoli, enogastronomia, in un paese che vanta anche importanti testimonianze di architettura liberty. L'evento quest'anno, all'insegna della sostenibilità, è stato presentato a Palazzo del Pegaso. È una sagra che è molto più di una sagra, tradizione, storia, identità di un territorio, della Val d'Arbia nel complesso, ma la Mezzadria è stata un pezzo della nostra storia, è l'elemento culturale sulla quale una comunità fonda i propri principi, i propri valori, le proprie relazioni, e quindi è più di una sagra, è proprio un'esperienza di vita, viene riportata e viene dimostrata, raccontata anche alle nuove generazioni quella che è stata una dimensione di vita della nostra terra. Gran parte dei valori sulle quali si fonda oggi il nostro territorio, la nostra cultura, nasce da quell'esperienza che poi è fatta anche di fatica, che è fatta di lavoro, che è fatta anche di lungimiranza e di intuizione. Quindi questa è una sagra che ha il diritto e il dovere di essere promossa dal Consiglio regionale della Toscana, perché nell'ambito dell'identità della Toscana c'è un pezzo della storia che viene raccontato. Sì, la 56esima edizione della Sagra della Val d'Arbia indubbiamente è un elemento di orgoglio per tutta la nostra provincia, perché raccoglie non solo tanta partecipazione, ma la tradizione e l'attaccamento alle tradizioni del Comune di Buonconvento, della Proloco, dei volontari, di tutta la comunità che partecipa attivamente alla realizzazione di un evento che poi alla fine richiama l'accoglienza e l'ospitalità in un territorio che è alle porte della Val d'Orcia, ma che si distingue appunto per la qualità di quello che riesce ad offrire, quindi tradizione, quindi comunità, quindi aggregazione e momenti che per le comunità più piccole sono fondamentali per lo stare insieme e condividere. Allora, tutto il paese si sta già organizzando per questa che è la nostra festa più importante, ci sono le nostre signore al lavoro per realizzare dei piatti prelibatissimi della nostra tradizione, ragazzi che si stanno dando da fare per organizzare animazione, allestimenti, giochi e intrattenimento, e quindi non mancherà divertimento per nessuno, a partire dai bambini. Abbiamo tutto il nostro programma, la Sagra dei Bambini, ai più grandi, ai ragazzi giovani che per due sere si occuperanno di un'animazione proprio legata a loro, e che quindi fa sì che il nostro paese, seppur un piccolo borgo, possa ospitare tante persone e che hanno la voglia poi di ritornare durante l'anno nella nostra realtà. Tutto su base volontaria, e una cosa importantissima che da qualche anno proviamo a portare avanti in maniera veramente importante è che tutto il ricavato viene destinato a progetti per la nostra comunità, per tutte le realtà del nostro paese, dalle scuole ai ragazzi, all'animazione, alla cultura e alle nostre tradizioni di Buon Convento. Quindi un lavoro, ma veramente col sorriso, per darsi da fare per il nostro paese. Allora, 56 edizioni, una storia che parte da molto lontano, una storia legata al nostro piccolo borgo medievale, borgo che poi negli anni si è consolidato con una realtà, quella della Mezzadria. In quel periodo lì nasce la Sagra, quindi sono ovviamente più di 50 anni, e si è evoluta nel tempo. Sono comunque immutate quelle che sono stati i valori per la cultura, per la tradizione, per il legame a questi valori che vengono veramente da una piccola comunità,
nata sulla via Francigena, nome nomen di Buon Convento, e va sempre cercando cosa? Una proiezione di futuro, senza rinnegare quali sono state le origini di una piccola comunità. Quindi quest'anno il tema sarà quello di affrontare la sostenibilità, un piccolo borgo che guarda al futuro, quindi strategie anche per avere uno sviluppo sostenibile, compatibile con i nostri ritmi di vita, con le nostre tradizioni, e quindi valorizzando la materia prima, quindi a partire da quello che abbiamo, le risorse che abbiamo, e andando a un percorso anche di sostenibilità verso quelle che sono le fonti di energia, e quindi capire laddove si può abbinare il connubio fra tradizione, sviluppo e cultura. Il nostro piccolo borgo è legato molto anche alle tradizioni locali, abbiamo moltissimi piatti tipici che vengono proprio da quella realtà contadina in cui si sapeva anche gestire quella che era un'economia di famiglia e si sapeva anche come realizzare dei buoni piatti, dei buoni cibi, e quindi manteniamo anche la tradizione. La tradizione deve essere legata anche allo slow food, quindi il saper mangiare non solo per nutrirci ma per avere proprio il gusto della qualità del cibo, dove coloro i prodotti che nascono dal territorio sono i prodotti che poi servono per essere poi gli ingredienti che fanno la differenza e che caratterizzino anche queste nostre culture.